abbiamo potuto fare l'elemento di rifinitura inerente alla partita di sabato, perché abbiamo avuto il piacere di ospitare Pierangio e Luca per un allenamento congiunto sul progetto Italia Siete Voi, con un primo gruppo Under 14 e poi con un gruppo Under 16. Il lavoro svolto è stato molto interessante e formativo sia per le ragazze, ma tanto più per noi del staff tecnico. Su questa cosa qui non avevo alcun dubbio, perché Luca lo conosco da molti anni, ancora al tempo che era in Foppa Pedretti come responsabile del settore giovanile. Detto questo, sabato rincontreremo Piadena, una squadra che abbiamo già affrontato insieme ad altri territori in Coppa Lombardia, con un esito negativo per quanto riguarda il risultato, anche perché comunque loro sono veramente una buona squadra, una squadra esperta, una delle giocatrici molto interessanti, a partire in primis dal Libero. Io sono rimasto veramente impressionato in Coppa dal Libero, non ricordo il nome, ma complimenti a questa ragazza, e comunque avete tutta la squadra è forte. Mi piacerebbe rivedere la squadra giocare come contro la Gardonese settimana scorsa, dove abbiamo affrontato comunque una buona squadra e per 2-3 set abbiamo giocato alla pari, portandoci a casa anche un punto. Quindi diciamo che la prestazione contro queste squadre diventa molto più importante che neanche il risultato in sé. Anche perché noi comunque siamo in una fase di crescita e vediamo se vengono consolidati alcuni aspetti che stiamo allenando e portando dentro. Quindi fondamentalmente voglio vedere quante capacità abbiamo noi nell'affrontare la squadra in fase gioco e soprattutto nel cambio palla.